dove sono finiti tutti? Non lo so, erano qui fino ad ora. Gianni mi aveva promesso che saremmo andati a Cina. Ecco, è sparito anche lui. Dai Marti, non te la prendere, Sonny non è una persona seria. Beh, è un tuo amico e ne parli così. Spesso prende in giro anche noi, non puoi mai fare affidamento. Pensa che una volta c'era una cosa con le auto a cui partecipare. Sarebbe dovuto stare in macchina con me, ma alla fine ero da solo. Non ci credo, e cosa hai fatto? Ho vinto, avevi dubbi? Sei sempre il solito farfallo. Tornando al discorso della gang. Io mi chiedo, ma come fanno le persone nei film a sapere tutti i balli e ad andare a tempo anche se i balli non sono preparati? Che ne so io, perché noi cosa abbiamo appena fatto? Tutto il quartiere a ballare insieme è normale? Guaglio, io dovendo circolare! Che ha detto? Da quello che ho capito è che ce ne dobbiamo andare. Ma questi non capiscono manco l'italiano. Vabbè, vabbè, a me panca, andiamo in cena. Giuseppe? Dove sono le pacche? Oh, mamma mia! Mi sento via del panco! E non mi faccio... Chi lo sente il capo? Sai una cosa? Fui immagino! Allora, ti è piaciuto? Veramente un bellissimo musical, molto romantico. Beh, per un primo appuntamento. Sandy e Danny sono proprio una bella coppia. Io mi ci trovo bene nei panni di John Travolta, muscoloso, affascinante, simpatico. Non credi? Vabbè, fingiamo che sia così. Vabbè, lo puoi dire. Yeah. Al massimo posso essere proprio scemo John Travolta, quello che facevo paninare. Non sei così male come Danny. Sul serio? E allora tu vuoi essere come Sandy? La brutta copia. Va bene. No, tu sei la copia originale, la più bella. Io sarò la tua Sandy e tu il mio Danny. Basta che non mi costringerai a ballare. Mi devo vist- L'avvocato per la strada. Avvocato! Eccolo qua. Vi perdete pure l'avvocato. Comunque, adesso abbiamo sentito la storia. Però adesso mi dovreste pagare, giusto? Avvocato, siate un po' cavo, cioè fatemi più a naso, che a canto sento. Avvocato, noi siamo sordi e vecchi, parlate, su. Comunque, questa storia mi è piaciuta, però ora mi dovete pagare. Avvocato, che pagare? Voi non avete fatto niente. E per di più, se vogliamo proprio dire tutto, io ho offerto la colazione a voi e pure alla vostra segretaria. La segretaria si è presa il cappuccino di caffè ginseng e il cornetto integrale, che io ho pagato il triplo. Ia dove? Mia, avvocato, su, andate. Certamente, però io ho sprecato il mio tempo e quello di alla... E il cappuccino è proprio una sofferta! Proprio ci credo, dentro, altre due schifezze ci mettevate, era perfetto proprio, In ogni caso mi sembra doveroso ricevere quello che mi spetta. Avvocato, non mi fate innervosire, a me sembra doveroso chiarire che voi non avete fatto niente! E per di più vi ho pure portato dalla Papuasia dove abitate e la benzina l'ho pagata io! Io penso che non riusciremo a rientrare nelle spese se non ci pagate. Non è vero, signorina Rosa? Avvocato! Avvocato, in verità non ci... Ma non ci... Qualche volta ascoltatela con la vostra segretaria, Signorina Rosa, il signore dovrebbe pagarci, non è vero? Avvocato, in verità non ci... noi non abbiamo fatto niente e non tenevamo niente da fare oggi. Rosa, non mi sei proprio di aiuto. Andiamo, ce ne va. Buona serata. Buona serata, avvocato. Guardala quella sanguisuga, voleva pure essere pagato, mo. E comunque...
Scusami se non mi sono fidato di te, perdonami su. Ti perdono, anche se ti ricordo che dopo comunque dobbiamo fare i conti, eh? Oh, Yokoi, ma chissà che mi aspetta. Per farti perdonare, al massimo mi devi un altro appuntamento. Nonni, ma come vi siete conosciuti prima di questo appuntamento? Noi siamo stati attori. E come si fa a essere attori? Per essere un attore devi essere te stesso, ma devi anche saper vivere nella pelle di altre mille persone. Bisogna studiare le caratteristiche di ogni personaggio e renderlo quanto più vicino possibile alla realtà. Nonni, ma voi avete mai recitato? Sì, noi ci siamo conosciuti in un teatro e abbiamo continuato a frequentare la stessa compagnia fin quando ovviamente ci è stato possibile. E poi ci siamo fatti vecchi, come ben spesso constatate, però in una vita ne abbiamo vissute altre mille. Siamo stati negli anni 80, poi negli anni 90 e la settimana dopo catapultati nell'800. Tutto però restando nel nostro amato teatro. Ho deciso, anch'io essere un attore. Pure io! Potete farlo se davvero lo volete. Ci vuole pazienza, dedizione e tanto amore. Ne sarete capaci? A voi basta essere capaci di quello che volete voi. L'importante è che voi non veniate e voi facete pazza la PlayStation, che è uscito un nuovo gioco, Fuga da Malibu.